Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia e per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella meditazione, nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di Cielo, volume 1, capitoli 54 e 55. Delle volte trasportandomi con lui mi portava nel paradiso, e lì vi ascoltavo i cantici dei beati, vedevo la divinità, i diversi cori degli angeli, gli ordini dei santi, tutti immersi nella divinità di Dio, assorbiti, immedesimati.
Mi pareva che intorno al trono ci fossero tante luci come se fossero più del sole risplendenti, che a chiara notte queste luci denotavano tutte le virtù e gli attributi di Dio. I beati, specchiandosi in una di queste luci, restavano rapiti, in modo che non giungevano a penetrare tutta l'immensità di quella luce, di modo che passavano ad una seconda luce senza capirne tutta a fondo la prima. Sicché i beati in cielo non possono comprendere perfettamente Dio, perché è tanta l'immensità, la grandezza, la santità di Dio che mente creata non può comprendere un essere increato. Ora i beati, specchiandosi in queste luci, mi pareva che venivano a partecipare alle virtù di queste luci, sicché l'anima in cielo l'assomiglia a Dio, con questa differenza, che Dio è quel sole grandissimo e l'anima è un piccolo sole. Ma chi può dire tutto ciò che in quel beato soggiorno si apprende mentre l'anima si trova in questo carcere del corpo? È impossibile. Mentre nella mente si sente qualche cosa, le labbra non trovano vocaboli come potersi esprimere. Mi sembra come un bambino che incomincia a balbettare, che vorrebbe dire tante e tante cose, ma alla fine resta che non sa dire neppure una parola chiara. Perciò faccio punto senza passare più oltre. Solo dirò che delle volte, mentre mi trovavo in quella patria beata, passeggiavamo insieme con Gesù in mezzo ai cori degli angeli e dei santi, e siccome io ero una bella sposa, tutti i beati si univano insieme per partecipare alle gioie del nostro sposalizio. Mi pareva che dimenticavano i loro contenti per occuparsi dei nostri. E Gesù ora mi mostrava i santi dicendogli: vedete quest'anima? È un trionfo del mio amore. Il mio amore tutto ha superato in lei. Altre volte poi mi faceva mettere al posto che a me toccava e mi diceva: ecco qui il tuo posto, nessuno te lo può togliere. E delle volte giungevo a credere che non dovevo tornare più sulla terra, ma in un semplice istante mi trovavo rinchiusa nel muro di questo corpo. Chi può dire quanto mi riusciva amarissimo questo ritornare? A me pareva che ritornare dalle cose del cielo alle cose di questa terra, tutto era marciume, insipido, fastidioso. Le cose che agli altri tanto dilettano, per me riuscivano amare. Le persone più care, più ragguardevoli che altri, chissà quanto avrebbero fatto per trattenersi con loro, a me riuscivano indifferenti ed anche fastidiose. Al solo riguardarli come immagini di Dio, mi pareva che potevo sopportarli, ma l'anima aveva perduto qualsiasi soddisfazione. Nessuna cosa le recava la minima ombra di contento, ed era tanta la pena che sentivo che non facevo che piangere e lamentare col mio amato Gesù. Ah, il mio cuore viveva irrequieto, tra continue ansie e desideri, me lo sentivo più nel cielo che sulla terra. Sentivo nell'interno una cosa che mi rodeva continuamente, tanto mi riusciva amaro e doloroso il dover continuare a vivere. Ma l'ubbidienza mise quasi un freno a queste mie pene, comandandomi assolutamente di non desiderare di morire e che allora dovevo morire quando il confessore mi dava l'obbedienza. Quindi, per fare la santa obbedienza, facevo quanto più potevo a non pensarci, perché nel mio interno era una giaculatoria continua di desideri di volermene andare. Onde in gran parte il mio cuore si quietò, ma non del tutto. Confesso la verità, molto difettai in questo, ma che potevo fare? Non sapevo frenarmi, per me era un vero martirio. Il mio benigno Gesù mi diceva: quietati, qual è la cosa che tanto ti fa desiderare il cielo? Io gli dicevo che voglio stare sempre unita con voi. Non mi regge più l'anima di stare separata da voi. Non solo per un giorno, ma neppure per un momento. Quindi a qualunque costo vogliono venirmene, venirmene. Ebbene, mi diceva, se è per me, ti voglio pure accontentare, però starmene con te. Io poi gli dicevo: né poi mi lasciate, io vi perdo di vista, ma nel cielo non è così, là non vi potrò mai perdere di vista. Allora, queste due meditazioni sono il seguito di quelle precedenti e raccontano, dopo l'esperienza del matrimonio mistico, alcuni, ecco, grossi regali fatti da Gesù e poi a Luisa. Poi, in piena continuità con la tradizione, con le esperienze e anche con gli insegnamenti della mistica cattolica, si vede un effetto del tutto peculiare e particolare che deriva da questa profonda unione con Dio raggiunta attraverso questo tasso, questo grado di intimità con Gesù del tutto straordinario e fuori del comune.
E questo deve essere argomento per noi di profonda meditazione, soprattutto dato che ormai si avvicina nel momento in cui cade questa meditazione, la solennità liturgica della festività di ogni santi. Qui li abbiamo visti, abbiamo visto come vivono qualcosa, è uno sprazzo di luce. Ecco, ma soprattutto c'è da meditare sulla profonda diciamo così, nostalgia che sentono queste anime privilegiate, nel senso che se tu conosci in questo modo la bellezza di Gesù e del paradiso, tutto diventa meno di niente. Quello che noi sappiamo per fede è che Gesù ci invita a vivere nella fede e per la fede, cioè, per esempio, Dio al primo posto. Solo Dio da amare con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, niente in questo modo. Per questi anime privilegiate diventa non solo realtà, ma struggente realtà. Cioè, qui lei dice che non faceva altro che pensare a quello dalla mattina alla sera e che anche se gli era stato detto per ubbidienza di non pensare alla morte, non ci riusciva. Quindi stava continuamente a pensare, portami via da qui e fa che questa meraviglia con te diventi eterna. Questo non è, come dire, certamente queste anime sono unite alla divina volontà, no? Ma questo è qualche cosa di inevitabile quando si ha un'esperienza forte di questo genere. Perché noi siamo stati fatti per Dio, cioè la visione beatifica, il paradiso è il compimento di ogni nostra attesa. Nella natura, nello stato di natura decaduta, noi purtroppo non abbiamo percezione di queste cose. Quindi abbiamo di Dio una conoscenza nella fede, come dicono i maestri di spirito, oscura. Quindi non ci rendiamo minimamente conto di chi sia. Però, e qui di nuovo torniamo, diciamo così, se si passa questa espressione dal cielo alla terra, quindi comprendiamo, come dire, qual è l'insegnamento di vita da trarre anche per noi comuni mortali da questa esperienza del tutto straordinaria fatta da Luisa, ed è questo, cioè, come dice San Paolo, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Oppure, Dorennanzi, chi si sposa, vive come se non avesse moglie, chi c'ha i soldi, chi usa le cose del mondo, viva come se non ce li avesse, d'accordo? Perché qua rimanga fisso in Dio. In questi tempi un po' particolari che stiamo vivendo, bisogna fare molta attenzione anche, come dire, perché in questi tempi va molto, come dire, forte il secondo grande comandamento, quindi, perché l'amore del prossimo è il grande comandamento di Gesù. Il comandamento nuovo per certi aspetti, no? Che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi non è in discussione la sua grandezza. Però dobbiamo sempre ricordare che questo è il secondo comandamento, è il secondo precetto della carità, non il primo. Oggi qualcuno magari si sforza di stare dentro il secondo, o a volte si illude di stare dentro il secondo, o a volte sinceramente magari ci pure un po' sta, ci prova. Ma il secondo svincolato dal primo non produce unione con Dio, né fa crescere nella carità. Questo dobbiamo ricordarlo bene, questo qui, eh? Cioè, se uno legge per esempio l'atto della carità che ci è stato consegnato nel libretto di preghiera del Catechismo della Prima Comunione della Cresima, dice: mio Dio, ti amo di amore infinito perché sei sommo bene e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Ecco, vedete cosa dice Luisa, no? Dice: torno sulla terra e tutto non solo è meno di niente, ma mi diventa fastidioso, non mi attira più niente. Diventa sopportabile il prossimo quando lo penso, sentite quello che ha detto, come immagine di Dio. Allora, se lo vedo come immagine di Dio, quindi come anima amata da Dio, e che per amore suo devo amare,
devo anche istruire per aiutarla, devo pregare per lei, eccetera, eccetera, allora sì. Altrimenti una creatura fine a se stessa è no. Ecco, nel regno della divina volontà, anche senza prescindere da ogni tipo di esperienza o prospettiva, orizzonte soprannaturale straordinario, come abbiamo visto in Luisa, si determina, quando ci si entra, un inevitabile distacco, a mio avviso, dalle cose umane. Non è neanche un atto ascetico, guardate, per certi aspetti, almeno per come mi sembra di averlo percepito anche a me, no? Quindi dice, ah, mi devo distaccare dalle creature, da tanti beni, allora adesso cominciamo a sforzarci per distaccarci. Non mi sembra, sì, sicuramente sarà anche così, ma a me per certi aspetti sembra quasi inevitabile una cosa di questo genere, perché se soltanto si lambisce, si sfiora, ecco, si percepisce, ecco, siamo tutti quanti termini molto molto cauti, si vive per un istante, ci spingiamo molto oltre, la perfezione assoluta della divina volontà. Se si coglie anche attraverso un minimo spiraglio la bellezza, l'amore, la perfezione infinita che è Dio e che poi è rifulgente nel suo volere, è chiaro che tutto diventa assolutamente relativo. Cioè anche la creatura, anche la più bella creatura umana, anche quelle per noi più significative, no? Perché lì per esempio ancora vivi, pensiamo per esempio alla mamma, no? Ma portano, poverini, inscritti dentro di sé i limiti strutturali inevitabili di una volontà umana che è piccina, è piccola, è imperfetta, così come le creature al di sotto degli uomini, ancora di più, no? Certo, noi sappiamo dai geni del Fiat Creante che possiamo e dobbiamo continuamente esercitare il nostro intelletto a cogliere i ti amo di Dio in tutto quello che c'è intorno a noi, ricambiarli, ricambiarli nelle creature, quindi rallegrarci, vivere questa dimensione molto bella, ecco, di essere circondati dall'amore di Dio che non soltanto, come dire, ce lo comunica personalmente, nella nostra anima, attraverso Gesù, attraverso l'Eucaristia, attraverso la Chiesa, ma è un continuo, come dire, circondarci, no? Ecco, però, come insegnavano i maestri di spirito classici, le creature sono un pallido riflesso del Creatore, per cui bisogna proprio guardarle cercando di andare a trovare quel pallido riflesso e poi passare subito oltre, senza nessuna forma di attaccamento. Ora è chiaro che chi è andato a contemplare la bellezza stessa, cioè l'essenza stessa di ogni bene, che è il viaggio in paradiso, ha fatto, è evidentissimo che tutto perde di sapore, di colore, di odore e di attrattiva, no? Del resto basta leggere nei giorni scorsi, nell'ufficio della lettura della liturgia della Chiesa, ogni anno nel periodo di ottobre, si leggono alcuni brani del grande Sant'Ignazio di Antiochia, no? Di cui ricorre tra l'altro la festa liturgica il 17 ottobre. Sant'Ignazio di Antiochia, quando scrive in prossimità del martirio, una delle tante lettere alle chiese, per me non c'è più nessuna attrattiva sulla terra. Fatemi sbranare dai leoni. Ma anche se uno va a vedere sempre nella liturgia della Chiesa, no? Il giorno di Santa Monica, giorno prima di Sant'Agostino, il 27 agosto, Santa Monica dice: figlio mio, ma che ci sto a fare ancora qui? Qui non ci sta più niente che mi attira nel mondo. C'era soltanto una cosa che mi teneva qui,
la tua conversione, quindi vederti cristiano e salvo e battezzato. Il Signore mi ha esaudito al di là di ogni limite. Mo' t'ho visto prete, t'ho pure visto vescovo, quindi della chiesa. E quindi che c'è sto, cioè, la vita per me non conta proprio, cioè non ci sta più. Quindi che me ne possa andare a riposare in pace, il Signore l'ha esaudita, insomma, da lì a qualche giorno ad Ostia l'ha presa e l'ha portata con sé, no? Quindi questo per dire che il tasso della nostra vita interiore è inversamente proporzionale, diciamo così, al tasso del nostro attaccamento alla vita terrena. Cioè, non è che una persona che sta con Dio e, come dire, guarda la vita terrena con una sorta di sufficienza snob elitaria, no? Dice, ma questa, io sto su un altro, cioè, no, 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 non è questo. Le creature sono amate con carità, sono accolte, sono, cioè, c'è tutto quel che è divino nel modo di fare, ecco, di un'anima piena di Dio, no? Quindi non c'è niente di superbo, di supponente, di strafottente, ecco, di disprezzante, ecco, diciamo così, no? Io sono stato in paradiso e quindi, ma che mi importa dei comuni mortali? No, perché questo si riverbera in una carità nella misura appunto in cui ci sia un'esperienza interiore e spirituale autentica, a prova di bomba. Però fermo restando questo, nel cuore c'è davvero uno stato di totale distacco dalle creature, ma non dal creatore, con il quale si concepisce un tale attacco, ecco, e questo è un attacco benedetto da Dio, che dice, Luisa, non mi regge più l'anima di stare separata da voi, non solo per un giorno, ma neppure per un momento. Ecco, no? Dobbiamo chiederci molto, ma io quanto tempo riesco a stare senza Gesù o senza Maria? È la domanda, no? Quantomeno senza pensarci, senza fare un atto di amore, non so, senza guardare un'immagine di Gesù, senza guardare un'immagine della Madonna, guardarla chiaramente con occhi come si guardano le immagini sacre, no? Guardate che guardare un'immagine sacra, adesso sono cose che noi abbiamo un pochino perso, no? È un atto d'amore, non è una cosa fatta tanto per farla. È un atto di amore che produce degli effetti grandi, sia in noi che lo facciamo perché aumentano il nostro amore a Gesù, e sia anche in chi lo riceve, perché Gesù con lo sguardo d'amore lo sente, la Madonna con lo sguardo d'amore lo sente, non si abbia nessun dubbio su questo, ecco. E quindi vedete la logica del rapporto tra il creatore e la creatura, e quindi anche tra il mediatore per antonomasia, che è Gesù Cristo, e la mediatrice di tutte le grazie, che è la Madonna, e la creatura che sta in rapporto con lei, è sempre orizzontato dentro i confini della sponsalità, ma della sponsalità, ecco, ardente. Ecco, io ricordo, insomma, chi è stato qualche volta innamorato nella vita, anche di un amore umano, credo che sia bello per tutti ripensare a certe cose, e ricorda i primi giorni quando uno era innamorato, cioè uno non capisce più niente, gli parte completamente la testa, sta a pensare lì dalla mattina alla sera, vorrebbe stare dalla mattina alla sera appiccicato alla fidanzata, parlare con lei, starci, d'accordo, è una cosa del tutto particolare, no? Qui a leggere non soltanto la testimonianza di Luisa, no? Ma ripeto, qui stiamo in piena, come dire, aderenza ad litteram proprio assoluta a ciò che è proprio della nostra santa tradizione cattolica. Questo è traslato, ecco, nel rapporto con Dio, cioè noi dovremmo chiedere al Signore che ci dia la grazia di stare nei suoi confronti come due
giovanotti innamorati, innamorati proprio all'innamorata di come stanno i giovanotti, nel senso che sono completamente immersi l'uno nell'altro, desiderosi di stare sempre insieme. Ma questa, figlioli miei cari, è la carità, nel senso che è quel profondissimo amore che ci lega con Dio e produce dei frutti meravigliosi perché rende, ecco, tutte quante le nostre azioni divine. Allora, nella divina volontà nulla più rimane né deve rimanere in noi di umano, ma di divino. E quindi questa relazione di amore con Gesù va, come dire, accresciuta e coltivata, no? Allora facciamo subito qualche esempio. Questo orizzonte, no? Voi pensate, no? Le persone che alcuni hanno paura, dice, ma se io mi avvicino troppo a Gesù, poi per esempio tocca andare a messa tutti i giorni. Ma tocca andare a messa tutti i giorni, è proprio questa espressione, no? Fa già capire che una persona è lontana anni luce, per esempio, dal mondo della divina volontà, perché non è tocca andare a messa tutti i giorni, ma ringraziamo il Dio che ci stia la messa quotidianamente, cioè che se un giorno non ci fosse la messa sarebbe peggio che se non fosse sorto il sole, d'accordo? Perché fermo restando il rapporto personale che ho Gesù con la preghiera, ma la messa è la forma più alta di vicinanza con Gesù, di percezione del suo amore, perché lì è il sacrificio della croce che si rende presente qui ed ora, non è una commemorazione di un rito passato, no? Se posso fare la comunione, c'è un gesto, come dire, più che sponsale, no? Non so, abbiamo pensato forse che la comunione veramente è un gesto forte, no? Cioè Gesù ci dà se stesso come nutrimento, no? È un po' come una mamma che allatta un bambino. Ma è un po' come anche un innamorato che si dona all'innamorato. Noi diventiamo una cosa sola con Gesù, no? Ecco, cosa che nella nostra povera vita terrena è lontanamente significata dentro il matrimonio, insomma, da gesti che non hanno niente chiaramente a che vedere, insomma, con l'unione mistica, no? Però si diventa una sola cosa con Gesù, no? Quindi proprio il gesto del fare la comunione, quando si sta ovviamente in grazia, è un gesto sponsale. Quindi lo stare con Gesù dopo la comunione, cioè, ah no, faccio la comunione, ah, qualcuno dice che tocca fare 10-15 minuti di ringraziamento, io ho fretta, devo andare a casa, devo andare via. Ecco, questi discorsi qui, per carità, sono discorsi umanamente comprensibili, umanamente comprensibili, per appunto, proprio perché umanamente non hanno niente a che fare col mondo della divina volontà, dove è tutto amore. Però attenzione che Gesù queste cose le vuole da tutti, non le vuole soltanto dalle sue mistiche spose, perché a prescindere anche dal regno della divina volontà e dalla rivelazione fatta a Luisa, quando Gesù è apparso a Santa Margherita con visione del Sacro Cuore, ma l'ha detto a tutti. Questo è il cuore che ha tanto amato il mondo e non riceve altro in cambio che freddezze, che indifferenze, che ingratitudini, che sacrilegi. Cioè un Dio che ha sommamente amato noi, come Gesù ci ha mostrato. Ma è possibile che non debba trovare un briciolo, ma non dico d'amore, ma almeno d'affetto, no? Di affetto grato da parte dei suoi figli. Questo è una cosa da confessare, questa qui, capite? Gesù chiaramente ha istituito l'Eucaristia perché? Perché lo potessimo avere ogni giorno. Nel suo cuore non c'è nessunissimo dubbio che lui desidererebbe che tutti andassero a messa tutti i giorni. Questo è sicuro, questo qui, Io non ho nessunissimo dubbio. La Madonna lo ha detto esplicitamente in più di qualche circostanza, no? Solo che non ne ha fatto un comandamento, perché già se si va all'inferno che non si va a messa la domenica, figuriamoci se fosse diventato un comandamento la messa quotidiana. Ma poi, come diceva il buon santo Curato d'Ars, ma la messa, figlioli miei, che non dovrebbe nemmeno essere un comandamento, d'accordo? Perché è brutto che la messa sia un comandamento. La messa dovrebbe essere una necessità
dell'aria che respiro per tutti quanti, appunto perché è in questo mondo, ecco, se non ci capita la sorte beata di queste robe straordinarie alla Luisa, dove lo trovo Gesù? Come faccio a stare con lui? Tutto ciò che ruota intorno all'Eucaristia, certamente l'ho detto anche in altre meditazioni, ma non c'è altro da dire, quindi repetita iuvant, lo trovo espresso alla massima potenza possibile, no? In questo mondo. E quindi diventa una necessità, un'esigenza, non un dovere, d'accordo? E soffro se, no, se mi trovo in un posto dove magari è un piccolo paesino, non c'è il parroco e magari la messa quotidiana nella mia parrocchietta non c'è tutti i giorni e se voglio cercarla devo andarmi a fare una passeggiata, ma di certo non avverto questo come un obbligo, no? Sono molto importanti queste cose perché l'orizzonte della Divina Volontà è orizzonte di amore, nell'amore non c'è costrizione, cioè se tu sei innamorato, ma si fanno le follie quando uno è innamorato, d'accordo? Se non sei innamorato, pure una cosa, insomma, ovvia, diventa pesante, e fastidiosa e dolorosa. Questa è la realtà. E speriamo che il Signore ci conceda presto di poter coniugare bene la grammatica dell'amore nei rapporti con Lui. O Divina Maria, tu ben hai conosciuto la grammatica dell'amore, hai vissuto certamente l'ardentissimo desiderio del cielo, ecco, di stare immersa e fusa ininterrottamente nella Santissima Trinità, anche se il tuo tasso di fusione con essa era assoluto già su questa terra. Vivendo questo però in stato di obbedienza alla Divina Volontà, nel senso di rimanere al tuo posto sulla terra fino a quando il cielo avesse voluto. Questa dovrebbe diventare la nostra disposizione, ma aiutaci, ecco, a innamorarci davvero, ecco, di Gesù e di te, perché dentro l'orizzonte dell'amore tutto diventa bello, leggero e tutto ciò che non è voi perde di colore, perde di sapore. Quella cosa tanto cara a Gesù e tanto necessaria per trovare l'unione con la Divina Volontà, che è il distacco da tutto, ecco, diventa possibile, diventa, ecco, alla nostra portata. Voglia la tua materna bontà guidarci, prenderci per mano e portarci a tali stati interiori tanto graditi al cielo e tanto felici per noi, candidati a viverci. A viverli. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.